Amici di MTV, benvenuti al nono stormo di Grazzanise. Siamo in provincia di Caserta, qui nella base che porta il nome di Francesco Baracca e qui in emblema è proprio il mitico cavallino rampante. Compito di questo stormo è quello di assicurare il supporto aereo e terrestre alle operazioni di forze speciali. Un supporto che viene assicurato grazie all'impiego dei fucilieri dell'aria e dell'assetto ad ala rotante HH212. Qui infatti ha sede il 21esimo gruppo, quello delle Tigri, lo vedete anche qui, il loro stemma. Sono i piloti che hanno come specialità quella del search and rescue, la ricerca e il soccorso e le operazioni di personal recovery. Oggi andremo a vivere l'esperienza del recupero, ma attenzione, lo faremo da una prospettiva molto particolare perché noi saremo dalla parte del pilota stavolta e quindi vivremo insieme l'emozione di chi decolla per andare a salvare vite. A questo punto non ci resta che salire a bordo e allacciare le cinture. Eccoci qui, siamo appena decollati a bordo di questo HH212, lo vedete, siamo in compagnia, accanto a me c'è Luca. Luca è un pilota del 21esimo gruppo, adesso ci spiegherà un po' che cosa dobbiamo aspettarci. Stiamo per dirigerci verso il golfo di Baia, siamo nei pressi di Pozzuoli e andremo a vivere questo recupero. Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Quello che faremo oggi, faremo una dimostrazione di un esercizio di soccorso, ovviamente con una piccola fase di ricerca di un nostro gruppo di colleghi piloti inseriti già in un contesto acquatico dove loro stanno simulando di fare i naufraghi. Noi, allertati dalla catena di comando e controllo, andremo sul punto, faremo una piccola survey e ricognizione della zona e poi provvederemo al recupero dei naufraghi tramite il pericello con l'ausilio dei nostri aerosoccorritori. Lo vedete, c'è la costa campana che sta scorrendo al nostro fianco. Tra poco andremo a ricongiungerci con l'altro HH212 e assisteremo a questa operazione di recupero. C'è del fumo sopra il mare e il fumo è molto importante perché ha due funzioni specifiche. Ovviamente serve per far rilevare più facilmente la posizione, ma è anche molto utile in questo caso al pilota dell'elicottero perché gli permette di capire da che parte sta soffiando il vento e quindi in questo modo può posizionarsi in maniera più favorevole per effettuare il recupero. È verissimo, e una delle considerazioni che bisogna fare è proprio questo, cercare di capire la direzione del vento e cercare di mettersi nel letto del vento per aiutare l'elicottero a stare in overing con una minore richiesta di potenza applicata. Avete visto? È stato appena calato il verricello. Adesso che succede? Adesso vediamo come il nostro aerosoccorritore ha predisposto il naufrago, lo ha imbragato e sta facendo segno all'equipaggio di procedere con il recupero. A bordo lo attende l'operatore vericellista che lo farà ruotare e lo farà entrare a bordo dell'elicottero. Dopodiché, una volta sganciato il vericello, l'operazione si ripeterà per il numero dei naufraghi che bisogna recuperare. Cosa si prova invece ad essere proprio lì, sotto all'ombra dell'HH, in mezzo al mare e in mezzo al vento del rotore? Da pilota di HH212 ti posso dire che è una sensazione bellissima. Ti assicuro che esperienza diretta da parte dei naufraghi che abbiamo recuperato in missioni reali è una soddisfazione immensa perché vedono i loro angeli che salvano la vita. Senti, puoi parlarti
parlarci un po' della figura dell'aerosoccorritore, che è molto importante. Certo, è molto importante, parte integrante dell'equipaggio, e a lui sono devoluti i compiti di calata col verricello o di aviosbarco, ma soprattutto della stabilizzazione di quello che può essere un ferito, un naufrago, e dopo che questa persona è pronta si procede al recupero, che può avvenire tramite verricello, tramite braga singola, doppia o barella, a seconda delle condizioni della persona. Luca, a cosa fa più attenzione il pilota durante il momento del recupero? Ovviamente limitare ad un solo elemento sarebbe riduttivo. La gestione della macchina è fondamentale, perché la cosa che il pilota deve badare è soprattutto alla sicurezza dell'equipaggio della macchina, quindi bisogna controllare i parametri di volo della macchina, come risponde la macchina alle sollecitazioni ambientali, che possono essere il vento, ma anche, se si tratta di recupero su un'imbarcazione, alla vera e propria imbarcazione. Senti, ma quanto spesso venite impiegati per effettuare queste operazioni di recupero reali, di search and rescue? Ogni qualvolta la popolazione e l'aeronautica ci chiede un'operazione del genere, noi siamo pronti ad intervenire, purtroppo sempre più frequentemente. Luca, che cosa provi da pilota quando al termine di un recupero vedi che finalmente quella persona è a bordo? È la sensazione più bella che un pilota che si occupa di questo lavoro può ricevere. È la prima cosa che cerchi una volta che la persona si sta avvicinando a bordo, sono i suoi occhi, perché quella persona tramite gli occhi ti trasmette un sentimento di amore ed emozione immensa. Siamo ritornati sull'aeroporto di Grazzanise, c'è anche una pista semi preparata, questa è una delle dotazioni di questo aeroporto, è molto importante perché permette a degli esperti come C130 ad esempio di venire ad addestrarsi qui nel caso in cui occorra effettuare delle operazioni in territori dove le piste normali non ci sono e quindi occorre adattarsi. E ci ha raggiunto accanto a questo elicottero anche il comandante del nono stormo, Ivan Mignogna. Buongiorno comandante. Buongiorno, buongiorno a voi. Abbiamo visto che con l'attività di supporto alle forze di ricerca e soccorso negli anni lo stormo ha salvato tante vite. Ma sicuramente le occasioni che lo stormo ha avuto con il suo personale di concorrere a questo tipo di attività sono state numerose negli anni, e devo dire anche in condizioni proibitive o avverse. Il fatto di salvare una vita umana in questo tipo di condizioni pone delle caratteristiche abbastanza determinanti. Il fatto di intervenire in maniera tempestiva, ma anche il sapere quando intervenire, come intervenire e dove intervenire, sono delle caratteristiche che il nostro personale ha sempre messo in luce quando è stato chiamato ad operare. Vediamo che spesso il nono stormo opera in contesti internazionali con grande prestigio. Il confronto internazionale è una caratteristica particolare alla quale noi ci interfacciamo quando chiamati ad operare, e che ha la funzione principale di appunto un confronto per capire le tecniche e le procedure in campo internazionale, quindi di coalizione, per standardizzarle e per avere magari delle nuovi spunti e delle nuove idee. Bene, di recente lo Stormo è stato impegnato in un confronto internazionale in un'esercitazione in Turchia nello scorso maggio, che ha dato la possibilità di evidenziare le nostre caratteristiche, le nostre capacità, ed è stato cosa di grande lustro, di grande prestigio, ed è stato riconosciuto in ambito internazionale la nostra professionalità, la nostra capacità e, in una parola riassuntiva, anche la nostra passione. Thank you.
Amici di MTV, siamo oramai agli sgoccioli di questa nostra esperienza al nono stormo di Grazzanise, però abbiamo avuto l'occasione di vedere insieme quale sia la mission di questo stormo e come gli uomini del nono siano in grado di intervenire in qualsiasi condizione, sia per assolvere i compiti di supporto alle forze speciali che quelli di ricerca e soccorso. Decidiamo di salutarvi qui da questo HH212 che è di nuovo in volo, di nuovo operativo, pronto per la prossima missione di meta in meta, di vittoria in vittoria. E noi ci salutiamo in attesa di continuare a volare la prossima emozione sempre sulla web TV dell'Aeronautica Militare.